Collezionisti di puzzle, gente che acquista puzzle Disney da mille pezzi online e vuole sapere come si fa, bentornati ad un nostro nuovo video in cui faremo un tutorial su come costruire un puzzle. La nostra Elisa, infatti, costruirà i puzzle da mille pezzi in diretta video apposta per noi, In 60 provando i nostri minuti. in 60 minuti, Sicuramente. come in 60-90 minuti. Ciao Elisa, sei pronta a questa sfida? Prontissima, guarda, sto facendo adesso la carica dei 101 e sto impazzendo perché sono 99 cuccioli del cavolo e sono tutti uguali. Allora sto pensando che per la prima volta nella mia vita capisco molto bene Crivella de Mondo. Proprio No, sto sono andando dalla andati tua a parte. risparmio. E questo puzzle che Elisa ci costruirà in tempo reale verrà poi appeso alle spalle del nostro scorpione, così da decorargli finalmente il muro. O in Ma attesa di comunque finalmente dipennare i neri e farmi i quadri cuccioli sul muro bianco. ci sarà soltanto qualche macchia nera perché tanto comunque sono bianchi e neri, quindi vai bianco su bianco, cioè non è che. Appunto. Ciao scorpione. Ciao, tutto bene? Ti trovo pimpante questa sera, non Guarda, entusiasmolito. sono le ultime fiaccole del cosmo prima che si spegne, per cui. Allora, benvenuti a questo nuovo video. E siamo nel mese di maggio, quindi tocca al video Q&A. Vi Che noi ringraziamo vorremmo tantissimo. fare sempre, ma qualcuno di noi tre ce lo impedisce. Niente. Niente. È sempre il solito stronzo. Siamo quindi al video del Q&A. Grazie tantissimo per le domande che sono arrivate, numerosissime. Visto che la molla questa volta è molto ingente, non riusciremo a fare tutte le domande, andremo in ordine cronologico con quelle che sono arrivate prima e le rimanenti andranno per il video di giugno. Continuate a mandarle, così almeno Shirio e Daeris inizieranno a rompere los cojones che lo dobbiamo fare un Q&A ogni settimana e io dirò no. Quindi benissimo. Mi Una sento di molto queste volte Khalees. vedrete video in cui siamo soltanto io e Eris perché lo abbiamo Mi licenziato. sento molto Khalees in questo momento. Prendo decisioni come voglio. Voi decidete altre cose e io decido su E tu quante te ne volte fare sbatti. Q&A. Domanda numero uno da parte di Davide Diamanti. Due personaggi spesso accostati perché ritenuti simili sono Misty, Eris ed Afrodite, Fish. Ma io ritengo che siano profondamente diversi, sia come carattere che per come concepiscono la bellezza. Voi cosa ne pensate? Aeris. Ok, no, sì, ha detto bene Davide. Sono due personaggi che vengono accostati principalmente perché sul piano estetico vengono chiaramente incasellati nell'androgino giapponese, quindi hanno in comune l'estetica molto androgina, molto femminile, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che vengono accomunati sotto lo stesso ombrello, però è solo appunto una cosa estetica. A livello caratteriale sono due personaggi, Andrea è scomparso, No. ok? Sono due Siamo personaggi. giocati Andrea, oh, che peccato. Ci sono due personaggi completamente diversi. Perché? Stringendo, 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 sono due personaggi che danno incredibile importanza alla bellezza, entrambi, ma lo fanno in modo molto diverso, perché Afrodite ama la bellezza a tutto tondo, ama la bellezza della giustizia e probabilmente poi tutto quello che è bello. Quindi anche l'estetica, la natura, non a caso combatte con le rose che sono tra i fiori più belli, almeno esteticamente. Dall'altra parte abbiamo Misty, che non dà questo valore alla bellezza. Misty è fondamentalmente un narcisista, ama la sua di bellezza, gli importa della sua e sua soltanto, mentre Afro ha una visione più a tutto tondo. Direi che la più grande differenza tra questi due è questa, e la chiudo qua. Adesso diamo la palla a Shiryu così può offendere Afro. No, ma io dico semplicemente che la differenza è che uno è un bel personaggio, l'altro è un cavaliere d'oro, quindi sono due personaggi molto diversi. Ok.
per quanto mi riguarda il concetto di bellezza di Afrodite è estremizzato nel DS italiano, perché nel doppiaggio originale o nel manga lui non è che parla di bellezza in senso, diciamo, egoistica o bellezza sua, film, sua bellezza. Terzo film. I film non contano, per cui... Domanda numero due, Lily Dreaming. Escludendo i gold che rappresentano il loro segno zodiacale, i gold con cui ogni bronzino ha un legame potrebbero rappresentare l'ascendente di quest'ultimo? Per esempio Scirio è ascendente Capricorno o Ariete? No. Allora, segni zodiacali. No. So che Scirio non gli piace, non gli piace lo zodiaco, Eris. No, a tempo perso un po' ho fatto i compiti a casa sullo zodiaco e un po' di astrologia. Allora, innanzitutto definiamo cos'è l'ascendente. Per chi non lo sa, l'ascendente è il segno in cui si trovava il sole nel momento della tua nascita. Quindi ogni 12 ore, diciamo, una giornata c'ha 24 ore, quindi ogni 2 ore il segno dell'ascendente cambia. Che cos'è l'ascendente? L'ascendente è come ti vedono gli altri, è la prima impressione che tu dai agli altri. Il tuo segno, quello di cui tu sei proprio segno, è come sei tu interiormente, come ti conoscono le persone che davvero ti conoscono, ma per un estraneo conta l'ascendente, quindi l'ascendente è appunto la prima impressione che dai, che segno sembri all'esterno. E allora vediamo un po', direi su Scirio ascendente Capricorno, direi di no, penso che non ci sia alcuna correlazione, già comunque considerate che in Giappone non c'è la cultura dell'astrologia come da noi, coi segni zodiacali nostri, sono più fissati intanto con lo zodiaco cinese, quindi cane, topo, drago, eccetera, eccetera, e in più sono più fissati con i gruppi sanguigni. Infatti, se voi andate nei dati di Senseiya, vedrete che c'è il gruppo sanguigno di ogni singolo personaggio dell'opera. Se voi andate a vedere le caratteristiche caratteriali che hanno i personaggi con un determinato gruppo sanguigno, vedrete che un po' coincidono, ad esempio. Provate a fare un rapporto incrociato e vedete che coincidono. Detto questo, Kurumada non è mai stato molto attento alla personalizzazione dei segni. Alcune volte l'ha imbroccata, alcune volte no. Dico, Scirio ascendente Capricorno no, perché il Capricorno è... Mamma mia, sto con un Capricorno da più di 10 anni e quindi posso dirvi senza ombra di dubbio che sono degli egocentrici incredibili, quindi Scirio non è... Però si fanno male. No, in realtà no, guarda, Capricorno e relazione di coppia sono agli antipodi proprio... No, il Capricorno è una persona che ama primeggiare, gli piace tantissimo essere il primo... l'Ariete è come il leone, mi piace tantissimo essere il primo in qualcosa. Dimmi. Ho capito allora a quale Scirio Lily Dreaming si riferisce. Non al Scirio. Sì, è ascendente Capricorno. Sì. Gli piace tantissimo e non è chiaramente il caso di Scirio. Scirio, se deve avere una ascendente, intanto sta benissimo, secondo me, con la bilancia. Scirio come segno, devo dire che ci sta abbastanza bene. Come ascendente Scirio potrebbe essere un ottimo toro o un'ottima vergine, comunque un segno sicuramente di terra. Sono due segni molto abitudinari, molto razionali, anche la vergine è più razionale dello zodiaco. Quindi no, direi che non c'è una relazione. Poi magari qualcosa lo si può anche trovare, però yoga ascendente Scorpione... Così, piuttosto allora meglio forse sei ascendente leone, ci potrebbe stare meglio, sicuramente sei e sagittario non c'entrano niente uno con l'altro, perché sagittario è il viaggiatore dello zodiaco, è quello che va, prende, se ne va e non vuole legami con nessuno, sagittario, quindi con sei non è che c'entri tantissimo. Fenix ascendente gemelli? Ma potrebbe... Così come... Non lo so, ti dirò. Gemelli è un segno
No, non vado molto bene. Non vado molto. Forse Icky sarebbe un buon Capricorno, in realtà. Un buon Capricorno non sarebbe male come Capricorno. Però anche Yoga forse sarebbe un ottimo Cancro. Però guarda, sto guardando i segni, i gruppi sanguigni nel frattempo, mm-hmm. visto che gli ascendenti non ne so niente. Mm-hmm. Crystal è lo stesso gruppo sanguigno di Ioria, mm-hmm. è lo stesso gruppo sanguigno di Micene e di Fish. Mm-hmm. Quindi Sirio ha lo stesso gruppo sanguigno, vabbè, di Damian. Oh, wow. Di Moore e Città, di Cancer, di Libra, di Aquarius. Beh, quindi, i gruppi sanguigni, diciamo che un po', sono solo un po' quattro. Sono solo quattro i gruppi sanguigni, dai, c'è poco margine di errore. Però se poi vai a vedere le descrizioni dei gruppi sanguigni, qualche relazione comunque, correlazione ce la trovi, soprattutto coi gold. Li ero andata a vedere, me li ero studiati. E comunque no, direi di no. Kurumada queste cose non direi che non ci ha pensato molto. Perfetto, grazie. Passiamo alla domanda di Ryoga Scorpio. Se i Cavalieri dello Zodiaco fossero nell'universo Marvel, quali Avengers sarebbero? Allora, per chi non lo ha visto, abbiamo fatto anche proprio un video recensione su Avengers Endgame, che ora la nostra Sweet Lisa ci andrà a linkare qua in alto a sinistra, a destra. Non lo so dove andrà a finire rispetto al vostro schermo. Dunque, vedrete una I in alto. E allora, come li abbiniamo? Shirio, chi abbineresti come Tony Stark, come Iron Man, tutti i vari personaggi del mondo di Sensei? Guarda, tra i personaggi di Sensei, Iron Man, ci vedrei bene Julian Cadives, perché comunque è un personaggio abbastanza altezzoso, abbastanza egocentrico, che però, come visto nella serie di Nettuno, nella serie di Ade, pure a tratti, anche in coda alla serie di Nettuno, tutto sommato ha un buon cuore sotto sotto. Non ci sono geni scientifici nei Cavalieri. Arman potrebbe essere al massimo un il papà di Tony, in questo momento mi sfugge il nome. Howard Stark, sì, mi veniva Morgan, che era figlia, però non c'entra granché. Moore può essere in un certo senso il costruttore, però caratterialmente lui e Tony sono agli antipodi. Quindi dai, ci vedrei un Julian Cadives, soprattutto il Tony pre-incidente, pre-Arcreator. Alice, ha fatto un mix, Alice. Mi mette in difficoltà questa cosa. È difficile. Allora, a livello di genio scientifico / tecnologico, Dio, non ci vedo nessuno. Se devo invece fare una questione di carattere, una questione di carattere, Tony è un miliardario playboy filantropo, un po' spaccone. Mi viene Milo, non so perché mi è venuto Milo, spaccone, mi è venuto Milo, non so cosa farci. Sto pensando a tutti, uno spaccone. Sai che forse? Milo, dai, mi gioco Milo. No, io come genio pensavo a chi aveva costruito le armature d'acciaio. Mi è venuto anche a me il professor Riegel, però ho detto che posso dargli Tony. Però dico, non è proprio, altrimenti come associazione c'è Moore per il fatto che comunque lo vediamo, diciamo, riparare le armature in qualche maniera. Però sì, se pensiamo a un miliardario, Julian andrebbe bene. Rubacuori, o comunque vada, non rubacuori, però diciamo filantropo. Sì, è uno che ci prova, dai. Esatto, così prova. Milo effettivamente, dai, non è proprio fuori. Capitan America, Micene, Orion, sono loro i paladini del regno, quindi tranquillamente. Forse Orion, perché ancora, tutti e due sono votati al sacrificio, però Orion
è un attimino più attivo. Micene, ne abbiamo parlato nel Micene, è un po' troppo pacifista. Cap, no, se c'è da, non è un guerrafondaio, ma insomma, non è nemmeno uno che si tira indietro rispetto a combattere per ciò in cui crede. Quindi Orion ce lo vedo bene, dai. Mentre Eris scrive, no, concordo, cioè se Sì, no, dobbiamo scegliere tra comunque. quelli di Atena, Aiolos, però lo conosciamo talmente poco, anche se Orion appare, diciamo, non per un numero grandissimo di puntate, però comunque sicuramente rispecchia i valori ed anche gli occhi azzurri di Captain America, giusto, Eris? Anche le chiappe forse, no, no, sicuramente Orion, anch'io a scatola chiusa. No, vedi, ogni volta che pensa a Cap entra in questo mondo così dreaming. E Hulk. Hulk, dunque, per quanto verrebbe facile dire un toro per l'amore, però Hulk lo vedo bene in Danes, soprattutto il primo Hulk del primo Avengers, che è Hulk selvaggio, poco controllato, anche in Cassius, dai, forse più Cassius che tutto sommato un lato buono, c'era questi giganti molto fisici, un po' bestiali. Ce lo vedrei. Perché Danes, cioè, come intelligenza, sì, è vero a livello di Vabbè, Hulk bestialità, però inteso. abbiamo anche comunque un po' di mente, cioè Banner Ma anche guarda, prima di a Danes. seconda, perché tipo in Age of Ultron Hulk è una bestia selvaggia che viene pure manipolato per combattere contro Tony. Poi adesso in Endgame già è un discorso diverso. In Thor Ragnarok c'era Hulk bambinone. Però dai, diciamo un Cassius, anche perché comunque un personaggio sicuramente molto, molto fisico. Eris? Che stavo pensando a Banner più che a Hulk. Stavo pensando a Banner più che a Hulk e mi metto un po' in difficoltà anche questa cosa qua. Ma mi giocherei un Cassius anch'io. In fin dei conti, mi giocherei un Cassius anch'io. Rimane fuori però la Sempre lui. parte, rimane fuori la parte di Banner che mi dispiace. Forse su Banner sai che ci vedrei bene, forse un Mu. Ma sai che potrebbe persino essere Misere Arcor, se proprio vogliamo? Con Arcor quello più aggressivo, selvaggio, Anche impetuoso, che Hulk e Misere un po' più. Certo, Misere non è un riflessivo. genio, però è un po' più. Eh sì, o Cassius o il suo fratello, diciamo, Ah, Docrates. che comunque ha anche un po' di tattica militare, quindi mostra anche un po' di cervello. Scappa dalla polizia. Sì, continuiamo sempre con un'altra bestia, Thor. Thor è un buon Scorpio, un buon Ioria, personaggio molto borioso, rumoroso, fisico, uno che non ci sta tanto a pensare sopra. Con tutti i guai che ha patito, forse Ioria, perché alla fine Ioria è uno che pure tende ad accumulare sciagure. Ioria è un po' meno borioso, però ci sta pure Ioria di episodio G, dai, quello Ioria è un po' più spaccone, quindi sì. Eris? Sì, Ioria anche secondo me, sì, assolutamente Ioriuccio. Io oltre a quello che avete detto, anche per il fatto comunque che maneggia con i fulmini, per cui diciamo che Ioria azzecca non soltanto dall'aspetto fisico, ma anche dal punto di vista dei superpoteri. Andiamo ad un altro che secondo me è anche abbastanza facile da associare, Occhio di Falco. Oddio, non è che sia facilissimo Occhio di Falco, perché l'analogia banale sarebbe Micene, Varco, quelle cose lì. Però Occhio di Falco è un family man, una persona che si costruisce una famiglia, ci tiene molto. Chi potrebbe essere? Guarda, lo sai che potrebbe essere Sirio. Lo stavo Il dicendo. Sirio che si ritira i cinque picchi, il Sirio con Fiore di Luna, il Sirio che comunque ha una sua dimensione familiare oltre a quella del gruppo, e poi l'occhio di Falco di Endgame potrebbe essere il Sirio Maestro. incazzato nero della cosa Sì, del Viva del Dragone.
che va, si scatena, perde il senno perché ha perso le persone che ama, quindi... Qualche altra opzione, Eris? O... No, stavo, mentre Shiryu faceva il suo discorsetto, mi era venuto in mente appunto Shiryu anche a me. No, ci sta bene perché ha una dimensione molto familiare, occhio di falco, e ci inquadro abbastanza bene Shiryu, quindi sì. No, io lo associavo ad Aiolos, oltre per il fatto della freccia, quel poco che vediamo comunque lui ha una certa premura nei confronti del fratello, si comporta in maniera anche molto protettiva nei confronti della baby Athena, quindi credo che anche lui comunque ha una componente familiare non trascurabile, ovviamente non esplorata, anche perché è morto un po' prematuro. Però sì, Shiryu anche, diciamo che ci può stare. Vedova nera? Allora, Vedova nera in realtà è una donna però molto cazzuta, indubbiamente. L'analogia più semplice è probabilmente Tisifone, sì, perché alla fine se dici donna cazzuta in Senseiya, soprattutto serie classica, viene fuori lei. Direi che tutto sommato è la più azzeccata, dai, perché poi ci sarebbero Morgana, Olirda cattiva, però Tisifone nel complesso la vedo... Sì, ci sta, dai. Sì, infatti, poi pensando anche al morso della vedova nera, dai, come un copra incantatore. Passiamo da ragni a serpenti, però. Ci sta. E altri personaggi, ora, a parte gli OG6, che uno potrebbe associare, tipo so che Eris, Doctor Strange. Doctor Strange lo vedo molto bene su Shaka, secondo me, ci sta molto bene. Strange è un mago, conosce le dimensioni, le varie dimensioni, cioè sì, assolutamente Shaka. Ce lo vedo molto bene nel ruolo di un eventuale Dottor Strange, un maestro delle arti mistiche, ce lo vedrei molto bene a ricoprire questo ruolo. Sì. Chi vedresti come Star-Lord, Peter Quill? Un coglione. Mi piace. Quindi è un Pegasus, come dice anche War Machine, quindi è un idiota. Chi ci posso vedere? Seiya, sì, forse Seiya, alla fine sì. Probabilmente sì. Seiya. E Spider-Man ci vedo un po' Seiya quando era ragazzotto. Anche, sì. Che chiacchiera tanto, un po' così. Io Spider-Man ci vedo Soma o Koga. Ah, io perché quelli proprio... Neanche no. Penso proprio... Adesso, chi so? Ah, sì. Sì, sì, considerando che a me Spider-Man non è che mi faccia impazzire, e la boria di Koga, sì, direi che è abbastanza bene, dai. Sì. Ma ancora di più Soma, perché pure Soma è un personaggio con componente familiare, Spider-Man nella famiglia è importante, tutti e due fanno parecchie battute, cercano di tenere una facciata più leggera, più scherzona, però sotto sotto dentro hanno avuto i loro drammi familiari, per cui no, lo vedrei bene come Soma. Lion Man. Pantera Nera, Black Panther... ne parlavamo prima. Anche Midgard in questo caso, però, se pensi, anche se no, non è regnante, però sempre con analogia di artigli, armatura, non è nera proprio per militare. No, Midgard ci sta bene. Black Panther è un personaggio abbastanza tutto sommato introverso, è uno che non è che... che sia tanto propenso alla chiacchierata. E sai che in un certo senso, per quanto soltanto come carattere, perché sono diversissimi, lo vedo un pochettino alla Siria, a quei personaggi che non fanno tante parole, ma fanno più azioni. Certo, appunto, combattivamente sono proprio due mondi diversi. Captain Marvel invece?
perché sto pensando ai film in standalone finora. Captain Marvel, non lo so, pensando alla potenza ti viene in mente Shaka, anche perché sta sempre separato, cioè appare proprio all'ultimo secondo, quindi ci può stare. Lo sai, pure Hilda, perché il fatto a doppia personalità, non doppia personalità, ma l'amnesia che potrebbe corrispondere al passaggio da Hilda buona a Hilda cattiva, la potenza, il tentativo di manipolarla da parte di un'entità superiore, ce la vedo come... A livello di storyline, sì. Io che pensavo soltanto a livello di forza. No, io penso e anche il fatto anche che è un personaggio che non fa gruppo, almeno come l'abbiamo visto finora, non fa gruppo, è sempre separato. C'è chi medita, c'è chi viaggia tra un pianeta e un altro. Gamora? Harris? Mi è venuto in mente per Captain Marvel Maiura del Pavone, non so perché, ho avuto un momento in cui sono andata solo. Anche? Ho avuto un momento perché sì, non è male come accostamento, potrebbe non essere male. Gamora è molto Castaglia. Ma Castaglia è sempre, ogni volta che compare Castaglia è sempre un danno ed è sempre un problema nella storia dei Cavalieri. Cioè Castaglia, stai tranquillo che sta per succedere qualcosa di spiacevole. Porta sfiga. Praticamente sì. E Gamora non è quel tipo di personaggio lì, è un personaggio cazzuto, quindi mi verrebbe da dire di nuovo Shaina, ma non posso dire di nuovo Shaina. Quindi è difficile, perché è comunque molto molto difficile. Yuzuriya, andiamo sul canvas. Ci sta. Ci sta, però dai. Mi gioco ci sta. Yuzuriya del canvas, dai. Sì. Che non c'è anche Sonia soprattutto la prima Sonia di Omega. Esatto. Giusto. Non tanto Sonia dello Scorpione, ma quando è Sonia del Carbone. Anche dai, sì. No, diciamo che... Considerando poi il rapporto con Mars, il rapporto con Thanos, il rapporto con Nebula, il rapporto con la madre di Sonia, com'è? Amor? No, Amor è figlio di Medea. Quindi... Stavo pensando a Thanos. Beh, ci hanno chiesto espressamente, anche se io pure tipo avevo pensato Loki Megres per dire a proposito. Sì, Loki Megres, Thanos Ade, dai. Ade, sì. Visto che lui annienta i morti, li riporta in vita, quindi... Il cattivo finale, quello che fa come esercito più numeroso, sì, dai. Sì, sì. Anche se Thanos è molto più profondo come personaggio rispetto a Ade di Sensei. Ebbene. E non e scompare meglio, non scompare con la testa. La testa e i capelli, oh. Esatto. Perché scompare meglio, però diciamo, come analogia ce ne sono. Bene, passiamo oltre, che siamo soltanto a domanda numero 3. Domanda numero 4, sempre di Ryoga. Quali sono le vostre 3 frasi preferite del doppiaggio storico? Allora, iniziamo con Eris, vai. Sennò poi dice che... Allora, non ho delle frasi secche preferite nel DS. Ho dei monologhi che mi piacciono tantissimo, dei monologhi oppure dei dialoghi, che poi casualmente finiscono sempre con una frase abbastanza iconica. Però diciamo che in generale ci sono proprio dei dialoghi e dei monologhi che mi piacciono tantissimo. Allora, ne vuoi 3, quindi medaglia di bronzo, il monologo finale di Shaka alla sesta casa, ok?
ok? Quindi a cosa giova una vittoria se non sei più vivo per gioirne, fino a oscurarsi in un mondo di luce, tutta quella parte lì. Medaglia d'argento per il bellissimo monologo di Milo all'ottava casa nell'ultimo episodio, quando spiega a Yoga perché Camus l'aveva rinchiuso nel feretro di cristallo. Tutto quel monologo lì mi piace tantissimo, ed è quello che si conclude con "Pianse quel giorno Aquarius", ok? Vabbè, 5 ore prima, però "Pianse quel giorno Aquarius". E medaglia d'oro per il monologo finale, agganciato anche a quello di Yoga e Camus all'undicesima casa. I 5 minuti finali dell'undicesima casa, che per me sono una meraviglia incredibile. Bello. Sirio? Ce ne sono tantissimi, guarda, ci potremmo stare ore. Io direi... non riesco a fare un podio, ma ne dico tre più o meno sullo stesso piano. Il monologo di Crystal verso Scorpio, ce l'ho qui davanti, come potrei essere in pace con me stesso se abbandonassi ora gli amici che hanno saputo combattere per salvarmi, quello che poi si conclude con "no Scorpio, non lo farò". E quel monologo di Pegasus quando alla 13ª casa... vi sento così vicini, amici miei, è così bello, insieme inebriante, quando sento i cosmi degli amici. E sempre alla 13ª casa, mi piacciono molto gli episodi della 13ª, quel monologo di Fenix a Saga, l'isola della Regina Nera, era un luogo perduto perché lo avevi conquistato per te, in cui è tutta un'invenzione del DS, in originale dice tutt'altro, però dice come per lui fosse stato difficile integrarsi nel gruppo perché si sentiva diverso dagli altri cavalieri. Però se me lo richiedi tra un'ora, magari è capace che te ne dico altro, perché veramente c'è la frase di Orion, ci sono "addio Monti del Ghiaccio", la frase di Hilda con cui introduce i cavalieri di Asgard, quelle che ha detto Eris, ce ne sta pieno, quindi mi fermo qui. No, quando ce ne eravamo consultati prima, più o meno avevamo Scorpio e Milo tutti quanti, infatti dico iniziamo. No, mi piace la parte, quella che ha citato Sirio, quando proprio Crystal non accetta la misericordia, quindi quella parte là bellissima. Poi per chi mi considera un fan di Andromeda, anche a me piace anche il suo monologo alla 3ª casa, quando lo vediamo finalmente, diciamo, prendere delle decisioni, fa tornare in vita la catena e quindi per la prima volta decidere di offendere, quindi quella parte là anche è stata molto ben interpretata. Mi piace Sirio anche quando muore con Shura, che dice "salvate Atena e voi stessi", quindi in quella parte là anche per dire ok, salvate Atena, però pensate anche a voi stessi, quindi non sacrificate la vita come faccio io, anche se poi è praticamente un consiglio che non viene seguito. Dilda, a me piace la parte finale, quando si risveglia e prega Odino, che quella parte là è da brividi. No, come diceva Sirio, se me lo chiedi domani magari esco fuori con altre cose, però no, di frasi ce ne sono tante, ma non una semplice frase, proprio un intero discorso, un monologo ben bello corposo. C'è una meme che sta girando online perché in Avengers Thanos dice "sono ineluttabile" e nessuno sapeva cosa, cioè tante persone non sapevano cosa significasse ineluttabile, e c'è questa meme che gira: noi siamo cresciuti con i cavalieri dello zodiaco, siete in Italia senza importanza. Abbiamo avuto una buona educazione messicale da questo tipo. No, ma hanno su Google Italia le statistiche, hanno visto proprio che il giorno d'uscita, il giorno dopo, la parola più cercata su Google era ineluttabile sul sito della Treccani. Vabbè, almeno vedi, è diventata anche educativa come scena e come frase. Domanda numero 5, Alessandro Santopietro, conosciuto anche come Gemini Saga. Provate mai a parlare dei cavalieri con i vostri amici, conoscenti, colleghi? Allora, nel mio caso molto poco, anche quando abbiamo aperto il canale, che l'ho mandato anche degli amici, eccetera, così, ah sì, è vero, me lo ricordo.
Quindi non è che c'è tantissima discussione in atto, con colleghi, diciamo, che anche culturalmente diverso, per cui non sanno neanche chi siano, Vabbè. e quindi non tantissime opportunità. Sirio? Per niente, fondamentalmente non ne, può ne frega una mazza di meno, di una mazza a chiunque. Ai colleghi comunque sono pazienti e si parla di cose un attimo più serie. Gli amici, io sempre, almeno dalle mie parti, la mia è una generazione che l'amore per gli anime lo ha conosciuto pochi anni dopo di me. Persone che sono di 5, 6, 7 anni più piccole dalle mie parti amano anime, film Marvel, queste cose qui. Ma quelli proprio, i miei coetanei della mia generazione, sono nella forma mentis, sono cose per bambini, quindi c'è qualche volta in cui se ne è accennato con qualcuno, è sempre stato accolto con quella dolce cosa, diceva, beh, anche lui c'aveva le sue stranezze, però fondamentalmente viene vista come la cazzatella per bambini. Quindi no, non è un argomento di cui mi capita di parlare al di fuori di internet. E poi dopo tutto, insomma, ci sono anche tematiche un attimino più diverse da affrontare nella vita reale, quindi non mi sento nemmeno tanto la mancanza di non parlare. Anche più contingenti, dai. Eris. Vabbè, è difficile che non parlare di Cavalieri quando uno entra in casa mia e sappiamo che è un po' difficile che uno non mi chieda cosa sono. No, allora, nella compagnia normale sì, certo, ne parlo, ma cioè, in realtà non ne possono neanche più. Mio fratello, se comincio ancora a parlare dei Cavalieri, mi ammazza, il mio moroso anche. Quindi diciamo che con le persone con cui esco, con la compagnia con cui esco, mi capita molto poco dei Cavalieri nel particolare. A volte sì, si saltano fuori un po' per curiosità, perché qualcuno mi chiede delle piccole proprio cose, anche proprio per conversazione o comunque a livello proprio di pura curiosità. Però non capita spessissimo. Dei Cavalieri parlo soprattutto chiaramente online, tramite i social network, internet, tutte quelle belle, il canale, però con la mia compagnia no. Nonostante la mia compagnia sia una compagnia incredibilmente nerd, perché in compagnia siamo tutti nerd. Mio fratello e mio moroso hanno un negozio di Magic, Warhammer, Dungeons and Dragons, tutta roba così, quindi figurati, sono circondata da nerd la mattina e la sera, quindi comunque se non parlo di Senseiya, parlo di fumetti, parlo di Marvel, parlo di cinema, quindi Senseiya in particolare no, però in ogni caso sono circondata da bella gente, dai. Prossima domanda, MDG, maestro dei ghiacci. Da quando ha assunto il comando del santuario, Lady Isabel si è rivelata una buona dea o per non essere cresciuta al tempio si è rivelata un handicap troppo grave? Ci sono state delle scelte che avete trovato discutibili o situazioni di crisi che avrebbe potuto affrontare in maniera diversa o alla fine vi siete trovati d'accordo con tutto quello che ha fatto? Quindi, sono in realtà tre domande collegate, però si è rivelata una buona idea o criticate o concordate con le sue scelte, con le scelte fatte dopo, diciamo, le 12 case? Ma diciamo che alcune scelte sono state imposte dai nemici e lei è comunque, diciamo, mettendo fuori dal discorso la ragione di trama, perché è chiaro che se no non c'erano le saghe, è stata un'Atena tanto, tanto propensa al sacrificio, se non che non si è quasi mai resa conto che il sacrificio lo puoi fare se c'è quei cinque disperati che ti vengono a salvare, ma altrimenti tu muori e poi magari il nemico di turno fa comunque i porci comodi suoi. È stata una buona Atena, sai, dipende dalla definizione, perché Atena ci viene presentata come una dea che cerca di mantenere lo status
può ed è più concentrata sulla difesa che non sulla conquista. Quindi Atena non viene mai introdotta come una dea che prende l'iniziativa e scende negli inferi a uccidere Ade prima che si svegli, per dire. Lei aspetta che si spezzi il sigillo e poi risponde. Stessa cosa con Nettuno, non ha mai preso l'anfora, l'ha messa da qualche parte nel grande tempio, radendo il sole con, però l'ha lasciato lì e poi lui si è, quando ha avuto modo, si è svegliato. Poi è andata sempre bene, quindi non si può, come dicono gli allenatori di calcio, non conta il bel gioco, conta il risultato, i risultati vi hanno dato ragione. A me non è che abbia convinto tantissimo, perché dipende tanto tanto dai suoi cavalieri, mentre le altre divinità sono un attimino più autonome. Però al tempo stesso, se immagino un'Atena più proattiva, è molto facile poi degenerare in un tentativo di controllo del mondo simile a quello che vogliono poi le divinità nemiche. Un'Atena che cerca di imporre la giustizia diventa una persona, una dea che toglie il libero arbitrio e quindi una dittatrice ovunque andare. Quindi dai, diciamo che è una dea sulla sufficienza. Eris, qualcosa da aggiungere? No, sono abbastanza d'accordo, anche perché nella domanda stessa c'era, tra virgolette, un po' la risposta, perché questa è un'Atena diversa da tutte le precedenti che ci sono state, perché è un'Atena che è stata negata al santuario e che quindi non ha avuto l'istruzione che avrebbe dovuto avere, la dea. E questo un po' secondo me si vede, ha dei momenti in cui è un po' avventata, non è una dea, strategica, il che cozza molto con Atena, che è la dea della guerra, intesa anche come strategia militare, quindi non va proprio d'accordo con questa cosa. È un po', sì, avventata, si reca al santuario, manda la lettera anche al sacerdote, sto arrivando, magari pensava, non so, di farci una piccola parlata, non lo so, si Prende le mangia. cinque. Va giù da Nettuno da sola, c'ha queste cose qui un po' che mette poi il cavaliere appunto li mette in una situazione in cui devono correre a salvarla sempre. Nonostante tutto, è stata una buona dea, sì, nel complesso è stata una buona dea perché alla fine fa quello che nessun'altra divinità prima di lei riesce a fare, ovvero uccidere il corpo, reale, di Hades. Nessuno prima di lei ce l'aveva fatta, quindi è una vittoria superiore sicuramente a qualsiasi altra Atena del passato. Però sì, diciamo che si vede molto bene che gli manca tutta l'istruzione che hanno avuto probabilmente tutte le Atene precedenti a lei. Sasha già in questo, secondo me, dimostra un pochino di più cosa vuol dire crescere al santuario rispetto a Saori, che poverina non ce l'ha fatta. Sasha è un pochino più, secondo me, con la palla sulla guerra sacra, però va detto anche che questa Atena è un'Atena diversa anche perché ha dovuto riconquistarlo il santuario, non lo aveva e l'ha dovuto riconquistare. Quindi diciamo che per la situazione critica in cui era fin dall'inizio della storia, secondo me ha avuto dei buoni risultati, però tutto grazie ai cavalieri, tutto grazie ai cavalieri. Fosse per lei, in realtà ce l'eravamo già giocata. Sai, è anche un'Atena che soffre un poco la carenza di un vero grande sacerdote dalla sua parte, di una guida. Sasha è molto supportata da Sagira, pure lei. Atena non ha nessuno. Quando le dice bene, c'è Mur e Oshaka che manda un messaggio sui petali, però non ha nessuno lì accanto sempre che la Assolutamente sì. consigli, che la guidi. Poi comunque Doko, se che ne andiamo a vedere, sbatte. no, se andiamo a vedere poi lo screen time, l'80% del tempo è comunque imprigionata da qualche parte, per cui neanche Sì. volendo può prendere delle decisioni. Diciamo che fa una de decisione che la mettono fuori gioco per 20 episodi. Quindi, ma dai, nel complesso ci poteva andare peggio. Can Carlo, questa domanda tutta per Shiryu: cosa ne pensate della promozione a Steel Acciaio come soldati semplici in Omega al posto dei classici guerrieri in cuoio?
colmando così un deficit di forza rispetto ad altri soldati semplici quali i marine di basso livello e gli Skeletor? La adoro la promozione degli Steel perché l'esercito di Atena ha i soldati semplici normali, cioè quelli con armi di cuoio, con armature di cuoio, più inutili di tutti gli eserciti. I soldati semplici della serie di Nettuno sono pari a un cavaliere di bronzo, è scritto. Gli Skeleton sono sullo stesso livello. I soldati semplici del santuario sono palestrati con delle armi del Medioevo, che vengono infatti falciati in massa in tutti gli spin-off come se neanche ci fossero. Avere gli Steel permette almeno di avere qualcuno livello cavaliere di bronzo normale, perché gli Steel comunque se la possono giocare con un ban, con i bronzini minori della guerra galattica, e quindi di conto ribaltare un poco questa situazione. E in più li puoi produrre in serie praticamente, perché non sei limitato a un numero di costellazioni o altro, ma te ne puoi fare. Infatti in Omega ne vengono sterminati a migliaia. Io credo anche un attimo una prospettiva sul dramma umano, cioè quello che mi piace molto, dei due cavalieri d'acciaio che dicono: noi qui siamo vittime senza nome, mentre i cavalieri sono quelli che poi verranno ricordati. Quindi è una cosa che mi è piaciuta molto, perché la vedo bilanciare una mancanza dell'esercito di Atena. Di Atena. Vuoi aggiungere qualcosa, Eris? Manco io. Ok, perfetto. Anche perché mi li ricordo molto poco, i cavalieri d'acciaio in Omega. Kurama 80. Come sapete, l'universo di Sensei è molto legato ai suoi fan. Avete mai pensato a quale possa essere il tipico profilo psicologico caratteriale che associate ai fan di ogni singolo bronzino protagonista? Eris. Profilo di Shun, Ikki, Shiryu, Yoga, Seiya? Non ho capito la domanda. L'avevo anche detta 108.000 volte, ma non ho capito la domanda. Un fan di Shun, che tipo di carattere ha? Un fan di Ikki, che tipo di carattere, personalità, eccetera? Che c'è generalmente magari sono molto simili. Ho capito. Se i fan dello stesso personaggio sono caratteriali. E hanno dei tratti caratteriali che li accomuna. Guarda, sicuramente più che tratti caratteriali, magari sono persone che hanno dei tratti caratteriali in comune con un determinato personaggio e fanno sì che quel personaggio gli piaccia. Però ci sono anche personaggi che piacciono proprio perché hanno dei tratti caratteriali particolari e lontani dai propri. Conosco tantissime persone che amano Shun, e a dire la verità sono tutte anche abbastanza diverse, non ho un profilo delle persone che amano Shun. Andrea qui ad esempio ama Shun, ma conosco tantissime altre persone che lo adorano e che sono diversissime da Scorpione. Quindi non lo so, sicuramente cioè a me piace Yoga, però non penso di avere dei lati in comune con Yoga, per dire, o almeno non tantissimi, quindi non ci ho mai pensato troppo in realtà. Guarda, passo la palla a voi se avete qualcosa di più intelligente da dire, perché a me non... Io non conosco tantissimi fan dei vari personaggi, per cui è difficile trovare un comune denominatore tra quelli. Generalmente siamo persone comunque molto più irruenti, eccetera, sono fan di Marichi e Seiya, mentre persone più riflessive o comunque più sensibili sono più fan degli altri tre, che comunque hanno una spiccata sensibilità. Shiryu, te che magari hai un'esperienza molto più lunga della mia? Io sì, infatti ho visto, si possono quasi distinguere dal primo post in forum di presentazione, spesso si capisce, prima che loro lo dicano si capisce di che fanno. No, ma nemmeno, basta da come scrivono il post di presentazione, e in 8 casi su 10 ci azzecchi. Ci sono i fan di Pegasus, sono tendenzialmente quelli più estroversi, espansivi, gli piacciono le cose immediate. Non stanno lì tanto a farsi segmentari, ma vanno subito al sodo. I fan di Ikki tendono ad essere
non più Tuzzi, però comunque... Tamarri, No, 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 non così negativo, però comunque sono spesso fan di Kenny Guerriero, sono fan di quel tipo di personaggio cazzuto che tende ad avere scene ad effetto che spaventano un po' l'avversario. Molto spesso sono appunto fan di Hokuto no Ken, fan proprio sfegatati di Hokuto no Ken. I fan di Andromeda tendono ad essere sensibili, non solo sensibili, ma tendono ad essere quelli che stanno a guardare il pelo nella discussione, a fare a volte un po' l'avvocato del diavolo, a dire eh sì, ma sono molto sostenitori dei diritti di tutti, sono molto Paladini. dolci in un certo senso, quelli che dicono che ne so, sì, se... uno ti tira uno schiaffo, tu prima di reagire dovresti cercare di capire perché ti ha tirato lo schiaffo, perché magari nella sua storia familiare c'è una situazione. Non tutti, ovviamente, però insomma, spesso vi vedo fare discorsi molto anche pro diritti umani. Sono anche belle persone più delle volte, perché spesso sono quelli che per una soluzione più pacifica della cosa. I fan di Sirio tendono ad essere quelli non necessariamente più studiosi, ma quelli che comunque amano imparare, amano leggere, che sia leggere romanzi, che sia leggere libri di testo, ma amano informarsi, amano documentarsi sulle cose. Non fanno, anche qui ci sono eccezioni, però è raro che facciano un'affermazione così sragionata, di solito le soppesano un po'. I fan di Crystal sono molto romantici nel senso di romantico-sentimentali, sono quelli che ci tengono alle relazioni, hanno gli occhietti a cuoricino, un sacco di donne sono fan di Crystal, più donne che uomini in realtà ho conosciuto come fan di Crystal, tendono a essere quel tipo di ragazza Attento. che... Attento. Sì, ciao. A essere quel tipo di ragazza che non si ferma all'apparenza nei comportamenti maschili del fidanzato, eccetera, ma cerca di leggerli più in profondità, che poi può essere un bene o un male a seconda del maschio in questione. Però comunque sono, ecco, persone che danno un certo peso alle relazioni, all'aspetto romantico-sentimentale. Questo è proprio una summa di tanti anni di forum. Poi ci sarebbero anche quelli dei Cavalieri d'Oro, ma già i Gold si sfaccetta di più. I protagonisti, ripeto, dal posto di presentazione, scommetto che questo è fan di, e infatti 8 volte su 10. Io il mio preferito è questo. Quindi... No, la descrizione di Shun mi ha fatto pensare a Tyrion Lannister, ecco perché mi veniva da ridere a proposito del pacifista. Ok, domanda, questa è abbastanza lunga, quindi cercherò di sintetizzarla da parte di Lamex che ci chiede, Kurumada in un'intervista del 2008 aveva deciso di inserire Jabu, unicorno, tra i cinque Asher. protagonisti. Come? Asher. Asher. Tra i cinque protagonisti per poi cambiare idea, dato che Sei aveva già il ruolo del ragazzo focoso. E quindi chiede se secondo noi, nelle idee iniziali del Kurumada, quale degli attuali quattro compagni di Seiya sarebbe stato escluso per fare spazio a Jabu e se magari Kurumada ha avuto un secondo ripensamento in seguito. Chi vuole iniziare? Boh, vabbè, dai, dico. Allora, premesso che secondo me non ha mai avuto ripensamenti, perché se fai 28 volumi di una serie, se hai un ripensamento, il tempo per far rientrare in scena un personaggio ce l'hai. Se non lo fai, se non ti inventi una scappatoia perché di quel personaggio non te ne frega niente. Se vuoi dargli un momento di gloria, in un modo lo trovi, se non glielo dai, è perché di quel personaggio non te ne strafrega niente. Quindi no, non credo abbia avuto ripensamenti, ci avrà pensato nelle primissime settimane, però già dai tempi del volume 2, già verso la fine della Guerra Galattica, secondo me aveva fatto le sue scelte. Al posto di chi, forse sarebbe secondo me andato al posto di Andromeda,
magari Jabu avrebbe sconfitto Shun e poi sarebbe rimasto in gruppo. Se non che non c'è soltanto Pegasus come focoso all'inizio, perché il primo Sirio pure non scherza, e il primo Crystal, lo abbiamo detto nel video di Crystal, perché adesso Eris vivincherà. Eris vivincherà. Ecco, il primo Crystal pure è un personaggio con alcuni tratti più alla seria. Quindi sarebbero stati in quattro più o meno simili, mentre Shun si allontana completamente dagli altri tre. Mixa meglio la situazione. Anche io pensavo a livello di costellazione o comunque di raffigurazione, hai già il cavallo, il cavallo alato, hai il cavallo cornuto, cioè diciamo va meglio anche a livello di simbologia, che comunque hai cinque simboli diversi. Per cui, boh, come avevo detto in passato, l'unico altro che potevi mettere al posto di Jabu Seiya, nel senso che se volevi mettere doveva essere Jabu il protagonista, perché proprio i due, Sei e Jabu, almeno all'inizio, si annullano un po' a vicenda. Ma sai, magari Jabu poteva essere l'equivalente di Sasuke in Naruto, cioè il rivale del protagonista, che molti manga creano questa figura del rivale che poi diventa amico. Però questo poi lo fa Ikki, lo fa Phoenix in un certo senso, un po' lo fa anche Sirio. Quindi dove metti, metti, c'è qualcun altro che fa la stessa cosa e la fa anche meglio. Quindi. Eris invece chi pensi Kurumada avrebbe tolto per far spazio a Jabu, per far spazio ad Asher? Ma guarda, io penso che Jabu sia un personaggio che Kurumada ha usato molto volentieri proprio nei primissimi capitoli del manga per metterlo a contrasto di Seiya. Dove da una parte c'era Seiya che non ne voleva assolutamente sapere niente di Saori, Galaxian Wars, eccetera, eccetera, c'era Jabu che invece adorava Saori. Quindi penso che Jabu sia servito inizialmente proprio per questo contrasto e per formare il carattere di Seiya inizialmente. Jabu all'inizio è anche uno di quelli che vince la sua prima Galaxian Wars contro Ban, quindi appare anche come, tra virgolette, il primo piccolo nemico di Seiya fuori dallo schermo. Però è una cosa che si chiude lì. Nel momento in cui poi lui inizia ad approfondire le Galaxian Wars e fa il personaggio di Shun, elabora il personaggio di Shun e lo mette contro Jabu e lo fa perdere in malo modo, io penso che lì Kurumada avesse già deciso molto bene nella sua testa quali fossero poi i cinque protagonisti. Proprio assolutamente, già in quel momento lì vediamo che di Jabu non se ne fa più niente, anche perché noi non sappiamo se nelle intenzioni reali di Kurumada inizialmente lui volesse portare più avanti la Galaxian Wars, magari finirla, e magari di Jabu avrebbe avuto un altro ruolo, ma nel momento in cui decide di mettere in pista Ikki e Shun e spostarsi fuori dalle Galaxian Wars, di Jabu a quel punto lui non sa più cosa farsene e lo toglie. Quindi, se devo dirti un personaggio che poteva essere al posto di Jabu, inizialmente forse ti direi Shun, inizialmente. Però poi nel momento preciso in cui conosci Shun e lo vediamo, no, anche perché il trio dei cinque funziona molto bene perché sono cinque elementi caratteriali diversi e un altro come Jabu non te ne faresti molto, potresti fare a meno allora forse di Ikki. Però poi arriva Ikki, come ha detto Shiryu prima, quindi Jabu finisce nel dimenticatoio per forza di cose. Grazie, questa è la domanda di Lamex, che avevo dimenticato di nominarlo prima. Giacomo Frullini, come mai Milo, Aioli e Mur ricompaiono nel Cogito? Ci sono finiti direttamente quando sono stati gettati dal castello di Ade attivando l'ottavo senso? Oppure sono capitati in qualche luogo dell'Ade e poi portati lì da qualche Spectre come Valentine? Shiryu, dai, la Shiryupedia. Shirupedia. No, li aveva portati qualcuno. In teoria, il ruolo dovrebbero essere passati dalla bocca di Ade, finiti in Acheronte, trasportati dall'altro lato, passati dal tribunale di Yune. Ed è possibile che sia stato Yune a mandarli nel Cogito quando, come dire, fa,
spedisce i vari dannati nelle loro prigioni. Certo, è una situazione un po' anomala che Kurumada, come sempre, non ci ha pensato tanto sopra, perché quei tre sono quasi morti, ma non morti. Infatti il cosmo di Atena li risveglia. E quindi sono Caronte li ha fatti, hanno interagito con Caronte, hanno provato a controbattere, non ci sono riusciti, hanno interagito con Rune, perché viene strano pensare che fossero coscienti e quindi in grado di interagire con gli Spectre, avrebbero sicuramente combattuto. Quindi può anche essere che, caduti nella voragine, qualche Spectre li abbia raccolti mentre erano svenuti e portati direttamente da Rune o direttamente nel cocito. Proprio perché non mi ci vedo, non avrebbe neanche senso che quei tre obbediscano alle regole di Ade fino a un certo punto, salvo poi svegliarsi e non obbedire più. Quindi tutto sommato sì, immagino che qualche Skeleton o qualcuno se li è caricati in spalla, li ha portati da Rune e poi Rune li ha buttati in giro o li ha portati direttamente di peso fino a cocito. Eris, vuoi aggiungere qualcosa? No, uguale, sì, l'unica spiegazione che si può dare è che loro caduti lì nel baratro dal castello di Ade siano stati raccolti e sempre più o meno da svenuti siano stati portati magari da Luna e Luna poi li abbia smistati nel cocito, perché nel cocito ci finiscono tutti quelli che osano contrastare le divinità e quindi li hanno buttati in quel girone lì, e l'unica spiegazione può essere questa. Ok, ti lascio la parola per la prossima domanda di Fabiana Fei, che chiede: secondo voi con quale criterio i nuovi giovani Gold vengono scelti per essere tali? Predestinazione? Potere del cosmo? Perché alcuni nascono e diventano subito cavalieri d'oro, altri devono fare la gavetta? Poi si collega anche subito all'altra sua domanda su questa cosa qua. È una domanda complessa perché si rientra nel giro della predestinazione, che è un argomento che abbiamo sempre trattato in tantissimi video e che puntualmente poi anche nei commenti c'è gente che ama parlarne, quindi stavamo pensando appunto di farci un video a parte su questa domanda, quindi arriverà un video in cui risponderemo a queste cose qua, che poi è un semplicemente come la pensiamo noi, sostanzialmente solo un nostro pensiero. Sulla predestinazione. Quindi, come abbiamo fatto anche nell'altra edizione del Q&A, sono domande piuttosto lunghe e complicate, per cui ci dedicheremo un focus on specifico. Ma collegando la domanda su perché alcuni nascono e diventano cavalieri d'oro, altri devono fare la gavetta, Fabiana chiede: preferite chi diventa subito gold o chi fa la gavetta e prima passa per essere bronze e o silver? Che preferisci? Chi, diciamo, è subito promosso amministratore delegato o chi parte da, diciamo... Guarda, per come è stato concepito all'inizio Sensei, ovvero con una veste molto romantica di personaggio fortemente collegato alla costellazione di appartenenza, tant'è che c'hai i punti di pressione che diventano punti vitali anche sul tuo corpo. Quindi, per come è stato concepito almeno Senseiya nelle prime fasi iniziali, direi che mi piace quella costellazione dall'inizio alla fine e al massimo evolvi la tua armatura, che è quello che fanno i bronze. Anche quando Pegasus indossa l'armatura del Sagittario, non lancia i colpi del Sagittario, continua a lanciare il fulmine di Pegasus, così tutti gli altri. E allora mi piace questo discorso: più tu procedi, più tu diventi forte, anche la tua armatura si evolve e tu diventi sempre più forte, sempre con la tua armatura e la tua costellazione. In linea di principio è l'idea che mi piace di più. Poi mi piace anche, per carità, in realtà anche la storia della gavetta non mi dispiace, ma è una cosa che in una opera così, con uno spirito romantico come quello di Senseiya, secondo me calza molto poco, non calza benissimo. Però non è che non ci dormo la notte, voglio precisarlo. Se mi fai a gavetta, mi va bene anche a gavetta. L'importante è che ci sia una linea coerente. Al momento questa linea coerente non c'è, purtroppo. Un po' come si sveglia la mattina. Acqua da tutte le parti. Shiryu?
Chi preferisci? Guarda, io la penso tutto sommato come Eris, per quanto anche a me piace quando in alcuni casi il Cavaliere di Bronzo finalmente protagonista diventa ufficialmente Cavaliere d'Oro, però nemmeno mi dispiace se rimane Cavaliere di Bronzo, sono un po' ambivalente in questo, nel senso che lo vedo molto più legato ad una questione formale. Di dire Tizio finalmente è cavaliere del Sagittario, della Bilancia, dell'Acquario, quello che è, piuttosto che una questione pratica, perché in ambito di cosmo, di forza, anche di fama, loro ormai i cavalieri d'oro se li sono lasciati alle spalle da un pezzo. Hai voglia. È un retrocedere a un certo punto. Sì, esatto, quando sei diventato cavaliere divino, il cavaliere d'oro possa via. Però poi c'è tutto ciò che essere cavaliere d'oro comporta a livello di ranking, se vogliamo, perché comunque dire, lo vediamo per esempio negli spin-off, quando Andromeda è cavaliere di Virgo, comunque è il successore di Shaka e viene visto con un certo occhio. Quando Shun è ancora cavaliere di Andromeda, nonostante sia cavaliere leggendario, un semplice cavaliere d'argento dice sì, ma tu sei cavaliere di bronzo, quindi io ti posso sconfiggere. Quindi si porta un po' dietro questa contraddizione legata più spesso all'ignoranza dei nemici che non al valore dei personaggi. Essere cavaliere d'oro riconosce, mette nero su bianco quel valore. Cosa preferisco? Per quanto riguarda i protagonisti, mi va bene tutto. Per i non protagonisti preferisco a quel punto che siano subito del rango finale, perché cose tipo Doko e Sion che si allenavano per essere cavalieri di bronzo e poi ti ritrovi cavalieri d'oro perché noi ci abbiamo sempre pensato ma non ve l'abbiamo mai detto, sembra un po' una cazzata. A quel punto se devi essere cavaliere di bronzo, sii cavaliere di bronzo e poi guadagnati sul campo e resterai. Nonostante che io sia fan di chi si fa la gavetta e quindi passi, diciamo, da rank in rank. Però nei Cavalieri dello Zodiaco lo trovo piuttosto Quello. strano, perché cioè, tu fai l'allenamento per prendere cioè, essere padrone di alcune tecniche, e poi comunque devi andare a padroneggiare tutt'altro tipo di colpi, per cui significa che devi fare un altro allenamento. Quindi cioè, diventi Cavaliere d'Oro quando vai in pensione a 80 anni, se cioè, poi fai praticamente da bronzo a silver a gold. Ma Per cui. è quello il punto, non c'è la costruzione narrativa per trasformare Sensei a quei cavalieri che fanno la gavetta. Se ci fosse andrebbe benissimo, allora mi spieghi bene in cosa consiste la gavetta, i colpi, gli addestramenti, come cambiano a seconda che sei bronzo, silver, di piombo, quello, tutto quello che vuoi. Invece per come è nato Sensei, la gavetta adesso secondo me cozza perché non c'è una costruzione narrativa per sostenere la gavetta. Però Come abbiamo detto in video passati, Crystal è quello che praticamente potrebbe essere, perché comunque ti trovi a certo. padroneggiare gli stessi colpi che avevi da bronze. Quindi o fai una cosa del genere, per cui hai dei bronze che potenzialmente possono diventare silver e gold, dove comunque tu padroneggi lo stesso tipo di tecnica, semplicemente con una magnitudine sempre maggiore, allora sì, altrimenti no, c'è cioè uno Shun che poi diventa cavaliere di Virgo. Cioè, praticamente. Sai, il problema in realtà sta anche nel fatto postumo che i gold debbano avere sempre quei colpi là, perché se tu potessi Certo. avere il leone che lancia, non dico le ali della Fenice, ma comunque Colpo di fuoco. le fiamme del leone, cioè se Ikki modifica le ali della Fenice in un colpo diverso ma simile, non ci sono problemi. Quando ti immagini appunto Shun che si deve inventare il Tenbuolin perché la Nebula Storm non va più bene, allora è un problema. Infatti io per questo, anche per questo, non sono fan dei colpi che sono ciclicamente assegnati a ogni costellazione segno. Preferisco l'idea del personaggio che si crea i suoi colpi e via dicendo. Se Pegasus fosse Acquario, per dire,
vorrei che continuasse ad avere magari non il Pegasus Ryusaiken, ma l'Aquarius Ryusaiken, ma non vorrei Seiya che si impara i colpi di ghiaccio, che con lui non c'entrano niente. Già. Allora, domanda di Matteo Siena. Come vedreste nella remota ipotesi che Kuro fra 34 anni concluda la guerra sacra del 700 uno spin-off ambientato durante la saga di Hades del 900 dove si mostra la guerra dal punto di vista di Doku e Sion, dove questi di volta in volta ricordano i vecchi compagni con dei flashback? Basta, Domanda molto basta, utopica. basta, Domanda molto utopica. basta, basta guerra di Hades, basta Spectre, basta Doku e Sion, ne abbiamo pieni maroni che stanno in 200 spin-off. Ci sono più storie con Doku e Sion che storie con Seiya in questo mondo. No, non la voglio, assolutamente, la vedo male, non fatelo, dateci altro. Sì, Vorreste no, fare il mio pensiero? sì, no, no, per carità, basta adesso, non ne posso più, basta, A basta. prescindere che è molto utopica, perché quando finirà questa del 700, io almeno sarò già mo morto. Vogliamo Bacco e i gol davvinazzati, ripeto, Bacco e i gol davvinazzati. Effettivamente non sarebbe mai il cavaliere del whisky, il cavaliere del cognac. No, Se però c'è no. la divinità della scuola in Grecia che ti fa i gold studenti. No, assolutamente no. Allora, Luca Turgatto ci propone 8 domande per i prossimi video. Quindi, come avevo già risposto, accolgo la sua richiesta e quindi verranno spalmati nei prossimi video. Prima domanda: perché nella mente di Kurumada Atena dispone di ben 88 cavalieri con simboli del cielo, che avrei visto ben più collegati alle chiare di Zeus al limite? Ade perfino 108 e Poseidone 7? Perché c'è questa disparità numerica per quanto riguarda le truppe principali delle divinità citate? Poi abbiamo visto anche sì, Apollo, addirittura 3, stesso Artemide a quanto pare. Addirittura devono andare a recuperare i cavalieri di altre schiere, riportarli in vita per rinforzare le proprie. Allora, in parte ho un po' risposto quando parlavo dei cavalieri d'acciaio in Omega. Nettuno ha 7 cavalieri di rango alto, però i soldati semplici di Nettuno è scritto in due fonti, una è la Taizen e una mi pare che è uno degli Artbook, sono, o forse era Reaper Mito, se non ricordo male, comunque sono livello cavalieri di bronzo. Che è anche il motivo per cui quando Pegasus affronta quel gruppetto viene messo leggermente in difficoltà. E tu quindi già hai una schiera di ben più di 48 soldati che sono livello bronzo. Poi ci sono quelli che in italiano il doppiaggio chiama Cavalieri Sirena, noi conosciamo Titis, non sappiamo se Titis sia l'unica esponente del rango, quindi una sorta di Pandora, di sacerdote, di servitrice, o se ce ne siano altre. Però il suo è un livello più o meno cavaliere d'argento, infatti tende a giocarsela con Tisifone per un po'. Quando anche fosse unica, appunto, questo suo essere unica viene bilanciato dall'esercito infinito di soldataglia. E poi hai i 7 generali sono elite, e se noi andiamo a vedere l'elite, Atena ne ha 12. Hades ne ha addirittura soltanto 3, veramente di elite, poi si può fare la distinzione Spectre del cielo, Spectre della terra. Quindi già lo stesso Asgard ne ha 7, ma ne ha 7 buoni. Quindi già il distacco un po' si riduce. E poi secondo me i generali sono 7, ma è comunque 7 di un livello medio buono. Per quanto il fandom tenda a immaginare il più forte dei generali che viene schiacciato con disgusto dall'ultimo dei Cavalieri d'Oro, ma in realtà spesso e volentieri se la giocano. I Gold hanno i top top come Shaak e Saga, però non è che i generali scherzino, tipo ci sono diversi Gold che potrebbero venire uccisi da diversi generali in scontri uno contro uno. Quindi Atena è in vantaggio, come giusto che sia, d'altra parte vince sempre le guerre sacre, un motivo ci sarà,
però non è questo distacco marcato come i numeri vorrebbero dare a vedere. Eris, qualcosa da aggiungere su No, questa no, domanda? sono sostanzialmente d'accordo. Bisogna concentrarsi che noi di Poseidon, anche di Asgard e via così, vediamo soprattutto l'elite, come ha detto Shiryu giustamente, l'elite dell'esercito di queste divinità. E l'elite giustamente deve coincidere con l'elite di Atena, quindi se si guarda 12, 7, 8, se contiamo anche Alcor, non c'è una grandissima differenza. Poi a livello interno probabilmente ci sono delle differenze, perché comunque il più forte dei generali non può fare niente, secondo me, contro il più forte dei Gold. Però, insomma, alla fine quello che ci mette peggio forse è Hades, perché lui di elite ne ha davvero tre, ed è quello che probabilmente, secondo me, è la media più bassa. Sì. Però c'ha tanti skeleton, tanti altri spetter, fanno numero, fanno casino, magari compensa un po', dai, poveri. D'altronde Adesso perde regolarmente ogni 243 anni, quindi un motivo ci sarà, un motivo ci sarà, dai. nonostante abbia due divinità, perché Esatto, no, Hades ne ha esatto. due. Era quello che stavo per aggiungere. Ha tre giudici, però consideriamo che ha anche due divinità, per cui diciamo che anzi Però comunque perde sempre a perde, sì. cadenza regolare, quindi a un certo No, punto mi farei due domande se fossi in lui. diciamo che a livello numerico, considerando che i soldati semplici bronze di Poseidon sono veramente poca cosa, io nella mia mente ho sempre immaginato che in realtà Tritis non fosse l'unico cavaliere sirena, ma vi fossero altri cavalieri sirene, magari anche cavalieri tritoni, e sarebbe stato bello che mentre i personaggi principali lottavano alle colonne, altri personaggi minori o bronze o silver o anche marine, eccetera, diciamo, bloccassero questa casta media. Però no, però diciamo che se secondo me di Poseidone abbiamo visto soprattutto la serie animata, una serie molto zippata, per cui non c'è stato neanche modo di poter sviluppare maggiormente la casta. Continuando con altre domande di Luca Turgatto, ci chiede: le Saint Card che aveva in Fanno testa cagare. Kurumada, dove voleva andare a parare? Sono rifuso di un altro manga, se l'è dimenticato, che succede quando finiscono? Li tiri addosso a corvi e piccioni, devi chiedere a Kiki di andare in Jamir per avere un nuovo mazzo, eccetera. Le Saint Card, la Domanda simpaticissima. Le ha introdotte nel manga, non sono mai state riportate in anime grazie ad Atena, ma anche nel manga se ne è dimenticato quasi subito, era il bigliettino da visita. Mi sono sempre chiesto, però non ho mai trovato niente che supportasse questa teoria, se erano un qualche allegato di Shonen Jump di quel periodo. Lo sai, magari ha fatto marketing, però non mi risulta nessun sito di quelli che raccolgono allegati, eccetera, mai avuto roba del genere. Sai, Kurumada ogni tanto tende all'idea alla trovata, tende all'idea casona, per cui in quello stesso capitolo c'è Sirio che stacca lo scudo e se lo lancia tipo frisbee. Quindi che aveva in esatto, quindi che aveva in mente Kurumada. Ma Kurumada è uno che non sempre si prende sul serio, nelle sue serie tende ogni tanto a inserire scenette sceme, tanto per. Nel caso delle Saint Card, tra l'altro, ci fa addirittura il titolo di un capitolo, che è uno dei capitoli del manga, si intitola Le Saint Card, che nell'edizione Granata erano diventate le sacre carte della resurrezione. Boh, fondamentalmente servono in quel momento alla storia e poi capisce che è una fesseria. Però è stupenda l'idea di Kiki che ha una stamperia clandestina in uno di quei piani della torre in Jamir. A un piano si riparano armature, secondo piano stampa card, terzo No, ma piano cucitura mantelli. più che altro ti immagini che Ikki ogni 2 giorni chiede un nuovo mazzo ed Andromeda ce l'ha ancora praticamente intatto, per cui. A Ikki fanno le piume, perché ogni poco, 20 piume nuove da cucire alle corde.
non lo so, penso che sia stato tanto sake, giusto Eris? Tanto sì, sake. Tanto sake, ma c'è molto nelle prime fasi del manga, un po' queste trollate qua che grazie a Dio piano piano spariscono. Ricordiamoci all'inizio proprio sotto il Monte Fuji i campanellini. Per me peggio delle Saint Carte ci sono solo i campanellini da mettere al polso, cioè che è una cosa che... ogni tanto ci penso, ma perché? I campanelli, ma sul serio, questi qua avvertono i cosmi e davvero i campanellini, cioè, mi fa, cioè, è pieno. Che poi mi ignorano sempre, ogni volta mi è sembrato di sentire il suono di un campanellino. No, vabbè, mi sono sbagliato. Cioè, proprio, vabbè dai, è bello anche per questo, dai, fare l'inutilità. Atena odia le armi. C'è un modo qualunque in cui archi, frecce, catene, palle chiodate, lamero tanti, fruste, per non parlare della panoplia di Libra, possono esserle sfuggite? Che aveva in testa Kurumada? Non poteva trovare un'altra scusa casuale per giustificare l'uso del karate cosmico? Come se odi le armi e poi fai pestare la gente a sangue, sei semplicemente una dea ipocrita o molto psicopatica? No. Sono domande molto molto simpatiche, poi alcuni pezzi li taglio perché... altrimenti grazie, inizierei a ridere. Grazie. Però sì, effettivamente odia le... io credo più che odia le armi, magari odia la guerra, diciamo evita la guerra quando può, però ovviamente dovendo difendersi deve armare i propri cavalieri e comunque o combatti con i colpi o combatti con delle armi, comunque ti difendi in qualche maniera. No, in realtà viene spiegato, mi sembra, in una delle interviste in cui i cavalieri di bronzo sono per lo più armati perché sono pippe. E allora Atena ha cercato di controbilanciare la pochezza cosmica dando a molti di loro delle armi. E per quanto riguarda i cavalieri di bronzo, è consentito che quell'arma sia l'unica cosa che hanno. Vedi per esempio Aspides. Aspides, se gli togli gli artigli, non ha niente. I cavalieri d'argento, la situazione inizia a variare, perché possono avere delle armi, però non possono, non sono supposte essere l'unica freccia del loro arco. E viene fatto l'esempio di Agape, che nonostante mostri soltanto il disco, Kurumada sottolinea che è morto prima di mostrare il suo vero colpo segreto. Sì, esatto, è una cosa... detta tanto per, però diciamo che c'è lo stesso discorso, dovrebbe valere per Vesta, per esempio, per Argo. Argo infatti ha il coso, lo stratagemma della Gorgona, quello che in originale il Vassa Argo Gorgone, non so, cosa simile, quel calcio. Però ecco, i cavalieri d'argento non dipendono solo dalle armi, e per tutte e due le categorie, bronzo e argento, sono delle forme di compensazione. I cavalieri d'oro, invece, essendo quelli con i cosmi più sviluppati, sono quelli che, con due eccezioni, non hanno assolutamente armi. Le rose di Fish o Excalibur sono, non sono armi nel senso stretto della parola. Le eccezioni sono le armi di Libra, che sono una sorta di push per ciascun gold, e sono vincolati da regole precise. È la freccia del Sagittario, che sembra un po' questa Genkidama di Sensei, che serve per accumulare cosmo, e che comunque se combatti contro una divinità ti viene giù utile. È vero che Atena odia le armi, non trovo del tutto ipocrita, come dice Uka, che odia le armi e combatte, perché mi ricordo il discorso di Ikkyu Shun contro Mime. Sarebbe bello vivere in un mondo di pace, però se non ti alzi le maniche e dai da fare, gli altri ti, con la scusa che tu non vuoi combattere, gli altri combattono e ti sottomettono. Quindi ti devi abbassare un po' al livello dei nemici che affronti, e quindi ci sta armarli. Si spera che lì dopo mentre li armi gli dai anche una sorta di guida morale di come dovrebbero comportarsi, come dovrebbero usare quella forza. Poi vedi Cancer e ti rendi conto che magari qualcosa non è andato per il verso giusto. Prossima domanda, dai, facciamone altre due. Allora. Secondo voi, come mai proprio Dragone, Fenice, Pegaso, Cigno, Andromeda come costellazioni per i cinque protagonisti? Cosa può aver spinto Kurumada alla scelta di questi simboli? Questo è interessante. Perché comunque non sono costellazioni legate alla mitologia di Atena,
strettamente. Non sono abbiamo queste versioni fighe e 3 su 5 sono quella specie di punti cardinali, di simboli della mitologia. Cos'è, cinese, Eris? Che ci cosa? Sono il chi, hai visto? Mi sembra nella mitologia cinese. Mm-hmm. Ci sono 4 animali simbolo, che sono il drago, la fenice, la tartaruga e il pegaso oppure il kirin. No, sono gambu, gambu, gracco, seriu e suzaku. E suzaku è la fenice, gambu è la tartaruga, mi sembra una tartaruga un pochino strana, poi c'è seriu che è il drago e biacco che è la tigre. È molto curioso perché ad esempio i cavalieri della bilancia rispondono molto a questa cosa qua dei segni cardinali, perché tra la bilancia abbiamo gambu, dragone e biacco. Manca Suzaku, che sarebbe la felice, che avendocela Ikki non è potuta essere usata probabilmente. Però è una cosa che riguarda particolarmente la bilancia. Per il resto sì, non c'è il Pegasus per rispondere alla tua domanda. Ci sono... Però mi perché per esempio Kurumada vi riprende in BTX e usa il Kirin, che dovrebbe essere una sorta di cavallo volante della mitologia orientale, non necessariamente corrispondente a Pegaso, ma assimilabile con quell'iconografia. Quindi sono comunque simboli che hanno una loro fama e una loro risonanza anche in Oriente, ecco. Non sono soltanto simboli noti in Occidente. Poi ci ha aggiunto Cigno Andromeda, mi sembra che per Andromeda lo disse pure, che stava cercando una costellazione della Shun, sfogliò una tanta delle costellazioni, quegli atlanti dove c'era la rappresentazione, se non sbaglio, di Hegel, della costellazione, e vide questa Andromeda con le catene ai polsi e gli venne l'idea. Quindi molto è ispirazione, anche perché se togli i 12 segni zodiacali, che sono ovviamente già occupati, tanti simboli figli non è che ce ne siano. Ci sono il leoncino, il leone minore, però forse non avrebbe voluto dare un leone minore quando già c'era il leone principale tra i god. C'è unicorno, però non c'è questa grandissima abbondanza di figure. Ci sono costellazioni tipo la macchina pneumatica, per dire, che non lo immagini, il cavaliere della macchina pneumatica. Per cui presumo sia stato un misto di simboli ben identificabili e di... Ricordiamoci comunque che stiamo parlando dell'uomo, cioè Kurumada, che un giorno ha aperto l'Atlante, ha visto l'isola di Canon e ha deciso di chiamare così Canon. Davvero, da intervista, quindi anche una persona che ce la vedo, apre un atlante di astronomia, vedo una bella costellazione, ah che figa, usiamo questa, ci sta ed è nelle corde molto di Kurumada anche questo. Poi magari delle associazioni, per carità, le ha fatte sicuramente, perché Andromeda, quindi il sacrificio imposto, a dire la verità, perché comunque un sacrificio imposto, quello di Andromeda, e va su Shun, appunto. Il cigno è una costellazione nordica, lo dà yoga, cioè ci sono comunque tutte queste piccole associazioni, le ha fatte, anche lo stesso dragone e tigre, per poi l'armatura della bilancia, le ha fatte delle associazioni, quindi... Ha fatto un po' i compiti a casa, ma secondo me, sì, come ha detto Shirley, ha fatto un piccolo mischione delle varie culture, un po' greca, un po' cinese, eccetera. Perfetto, ultimissima domanda, Eris, tieniti pronta, da parte di Matteo Siena, che chiede, giusto perché era anche collocata con quella che faceva prima di Doku e Sion, a proposito del rapporto Doku e Sion, secondo voi quanti rapporti tra personaggi sono effettivamente pensati a tavolino da Kurumada? E quanti frutto della fantasia dei fan? Sei sempre sull'onda su come funzionano, diciamo, i personaggi amati dai fan e tutte le varie ship che vengono create. Vabbè, allora, le ship di Senseiya sono chiaramente un parto malato, perché non ci sono. Però ci sono dei bei tandem, quello sì, ci sono dei bei tandem di relazioni e
complicità tra vari personaggi. Ora, cosa è idea di Kurumada e cosa no? Kurumada lancia spesso un amo, lancia la pietra e poi la ritira, poi se ne scorda. Butta lì dei dialoghi che possono far sembrare qualcosa e poi o se ne scorda o non li approfondisce. Sensei è pieno, Milo e Kamiu è l'esempio classico. Fa dire che sono amici, vedi Milo che si prende cura di Yoga per rispetto a Kamiu, ma poi se ne scorda, proprio in Hades poi se ne scorda. È tutto così con Kurumada. Ora, Doku e Sion chiaramente è un qualcosa su cui ha lavorato. Una invece che è per me proprio frutto incredibile del fandom è Afrodite e Death Mask. Quello lì è un tandem che in originale non c'è niente. L'unica cosa che hanno in comune quei due personaggi è essere dalla parte di Saga. Ma nella serie classica noi non li vediamo mai agire con una vera complicità tra di loro. Vengono messi insieme solo perché cattivi. Questa cosa qui è piaciuta tanto, ad esempio, al fandom che piano piano è stata addirittura, tra virgolette, canonizzata da Origin, dove li vedi che sono complici quando erano piccoli, o canonizzata anche da Soul of Gold per certi versi. Quindi sai, è un confine molto labile. Molto labile. Ma più che altro bisogna distinguere le cose che ci sono solo nella mente dei fan dalle cose che magari non le ha concepite Kurumada, però o le ha introdotte l'anime o le hanno introdotte gli spin-off o comunque sono nate nella mente dei fan ma si sono diffuse talmente tanto che poi gli spin-off le hanno riprodotte. Perché per esempio un'amicizia che nel manga c'è, ma è meno marcata, è Pegasus Sirio, è più anime che calca su Pegasus Sirio. Non che nel manga, come dire, si odino, però è un rapporto più di gratitudine che nasce nella Guerra Galattica, ma che non ha tantissime altre scene. L'esempio classico è che nel manga, quando Pegasus viene a sapere che Sirio è diventato cieco, contro Argo, dice: ah sì, ho sentito dire che Sirio ha perso la vista ed è partito per la Cina, probabilmente non lo rivedrò mai più. Vabbè. Quella della serie me ne frego. Sì, fondamentalmente, mentre l'anime amplifica molto l'anime. E ce ne sono tanti di legami da questo punto di vista, è uno dei motivi per cui preferisco l'anime al manga, il manga ne crea di meno nel complesso. Poi appunto gli spin-off, un po' quelle cose immaginate dai fan, un po' quelle cose che effettivamente erano state accennate, ci ha marciato sopra. Quindi abbiamo Kamiu e Scorpio che in episodio G scambiano un po' di battute, Scorpio dice proprio: Kamiu è mio amico, non vorrei che passasse un guaio, e poi anche in Soul of Gold hanno diversi momenti. Ci sono Afrodite, Cancer che in Origin, tra l'altro opera di Kurumada, improvvisamente vedi che da piccoli si appartano a tirare pirone. E poi ci sono invece quei rapporti che sono stati concepiti dai fan e che nessuno ha veramente ripreso, e penso che il più classico sia Ioria-Castaria. Ioria-Castaria, al di fuori di qualche scena dell'anime tipo Castaria che ripensa Ioria, ma non ha mai avuto niente di ufficiale dietro, persino gli spin-off dedicati a Ioria se ne sono ben tenuti dietro. Eppure è un'idea che non abbiamo avuto soltanto noi, addirittura in un'intervista l'hanno chiesto pure a Kurumada: c'è del tenero tra di loro, lui è caduto dal ferro, dicendo: siccome Ioria è figlio di un traditore, gli hanno messo in giro brutte storie sul suo conto, in pratica, come a dire, povera Castaglia, cioè, l'hanno fatto passare per un puttaniere, quando invece, poverino, non c'è assolutamente niente. Quindi, ecco, dipende da situazione a situazione. Perfetto, e con questo abbiamo concluso l'edizione numero 6 del Q&A con un'ora e mezza abbondante di domande. Di nuovo grazie mille per tutte quelle che sono arrivate, continuate così che noi ciclicamente poi faremo questi
bei video corposi in cui Eris e Shiryu si divertono tanto. E vedo la faccia di Eris completamente in disaccordo. No, sono dei video in cui, soprattutto voi, perché voi non vedete dietro le quinte, litigano chi deve rispondere a quelle domande, che deve dire questo per prima. Beh, è Scorpione che dice questa la do a te, questa la do a lui. Questo. Noi a più diciamo questa te la cucchi tu, perché tipo quella degli ascendenti non avrei avuto niente da dire, è un ruolo di Omega, non si vogliono esporre. Però no, mi intossica. È Scorpione che vorrebbe video più carnali, mentre io e Eris siamo più filosofi della parola. Oh my god, ok, grazie per averci seguito, al solito commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie e buona giornata. Ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao.